Buon pomeriggio, gentili telespettatori, e ben ritrovati al TRCB Notizie. Si ferma soltanto per qualche giorno l'attività amministrativa di Comune e Provincia Brindisi. Al rientro il sindaco Gonzales e il presidente della provincia ferrarese dovranno affrontare temi delicati come la costituzione di parte civile nel processo contro l'Enel e l'accorpamento delle province. Vediamo il servizio. Nella settimana di Ferragosto la vita amministrativa del capoluogo si ferma, si concedono infatti qualche giorno di riposo il presidente della provincia di Brindisi, Massimo Ferrarese, e il sindaco Mimmo Gonzales. Un'occasione per staccare la spina dai tanti problemi che il territorio si trova ad affrontare in questo periodo. Soltanto un rinvio di pochi giorni e poi due amministratori locali dovranno confrontarsi con questioni calde per la città. Dal punto di vista politico, ad esempio, dopo l'allontanamento dall'aula consigliare della maggioranza durante la seduta di una settimana fa, nel momento in cui si sarebbe dovuto votare sull'ordine del giorno relativo alla modifica dello statuto del porticciolo turistico. Questione sulla quale il primo cittadino ha comunque già gettato acqua sul fuoco. Ma poi c'è anche l'eventuale decisione da parte del Comune di costituirsi parte civile nel processo contro l'Enel, accusata di aver inquinato i terreni e le colture circostanti il nastro trasportatore di Cerano. Per Ferrarese invece potrebbero esserci le dimissioni da presidente dopo la decisione del governo di accorpare, nell'ottica della spending review, la provincia di Brindisi a quella di Taranto. Non sarò il liquidatore dell'ente, aveva infatti fatto sapere già qualche settimana fa il presidente della provincia. E resta alta l'attenzione all'Ilva di Taranto. Anche oggi sono proseguiti gli scioperi dalle 10 alle 12 indetti dalla Film CISL e Wilm Will contro gli ultimi provvedimenti disposti dalla magistratura tarantina dopo il sequestro degli impianti a caldo dello stabilimento siderurgico. Un'assemblea dei lavoratori convocata sulla statale 7 Appi ha bloccato la strada fino a mezzogiorno. Un altro blocco ha riguardato la statale 106 Ionica. Resta assolutamente necessario, sottolineo i responsabili di FIM e Wilm in una nota, a mantenere alta l'attenzione in attesa di soluzioni concrete da parte delle istituzioni e dell'azienda finalizzate alla salvaguardia della salute e dell'ambiente, nonché alla tutela di tutti i posti di lavoro. Intanto cresce l'attesa per l'arrivo annunciato domani a Taranto della delegazione ministeriale. Nel capoluogo ionico, inviati dal Premier Mario Monti, ci saranno Corrado Clini, Ministro dell'Ambiente, e Corrado Passera, Ministro dello Sviluppo Economico. I due rappresentanti dell'esecutivo incontreranno i rappresentanti della regione e degli enti locali. L'incontro si terrà in prefettura a partire dalle 11.30. E la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza che vieta la commercializzazione di sementi tradizionali. Il provvedimento della Corte Europea è stato subito impugnato dalla Regione Puglia. L'assessore alle politiche agroalimentari Stefano lo giudica una vera ingiustizia che rischia di cancellare millenni di civiltà contadina. Il servizio. Con questa decisione, spiega l'assessore regionale Stefano, viene meno la salvaguardia della varietà delle piante antiche, che è l'unica alternativa a sementi industriali ed OGM. L'iscrizione al catalogo ufficiale europeo richiede un iter ed un costo che può raggiungere anche il milione di euro. È evidente che un agricoltore non può sobbarcarsi un onere di tale portata. E così l'antica pratica che ha permesso agli agricoltori di comprare e vendere sementi tradizionali e dunque di tramandare le colture tipiche, quale risultato di millenni di selezione e di raffinata esperienza agricola, diviene reato. Ma rimane attività lecita per poche, grandissime aziende produttrici di sementi industriali. Il timore è che questa sentenza possa divenire un salvacondotto per le colture geneticamente modificate. Cosa fare? Il primo obiettivo, annuncia Stefano, sarà quello di capire qual è stata e quale intende essere la posizione del MIPAAF e del governo italiano. In qualità di coordinatore delle commissioni politiche agricole, coinvolgerò, dice Stefano, subito i colleghi delle altre regioni. Occorre subito attivare un lavoro con il Ministero per giungere a nuove norme di salvaguardia delle produzioni e delle agricolture tradizionali da parte del Parlamento europeo e della Commissione Agricoltura. Produzioni e agricolture che senza commercio delle sementi sparirebbero in brevissimo tempo. È una battaglia di civiltà, conclude Stefano. Ferragosto tutto sommato tranquillo per bagnanti e turisti brindisini, intenso comunque il lavoro di Capitaneria di Porto, Polizia Municipale, Protezione Civile, Questura e Carabinieri. Sentiamo.
Ferragosto tutto sommato tranquillo in provincia di Brindisi. A rendere la giornata di festa più sicura ci hanno pensato forze dell'ordine, capitaneria di porto, protezione civile, tutti impegnati a garantire a turisti, bagnanti e cittadini un 15 agosto sereno. Le pattuglie dei vigili urbani hanno effettuato controlli lungo il litorale a nord del capoluogo per evitare il cosiddetto fenomeno della sosta selvaggia. Poliziotti e carabinieri hanno effettuato posti di blocco lungo le arterie principali. Sulle strade del territorio, fortunatamente, nessun incidente stradale grave. 14 gli automezzi poi della protezione civile della provincia di Brindisi che hanno presidiato le zone a più alto traffico turistico, in particolare le strade provinciali dirette alle zone marine della litoranea adriatica e quelle dirette verso la provincia di Taranto, nonché la fascia ionica, il tutto nell'ambito del progetto Ferragosto Sicurezza Stradale. Una giornata di lavoro intensa, quella di ieri, anche per la Capitaneria di Porto, circa un centinaio le segnalazioni giunte al numero di emergenza. 13 i verbali elevati, 13 natanti e 3 le imbarcazioni recuperate, l'intervento più importante il soccorso di un sub nei pressi di Torre Santa Sabina. Controlli anche a terra, a Lido Presepe, marina di Torre San Gennaro, infatti gli uomini della Guardia Costiera hanno fatto sgomberare alcune tende. Il segretario nazionale del Partito Socialista Riccardo Nencini martedì scorso è stato ospite della Città Bianca e protagonista di due appuntamenti, uno squisitamente politico dedicato alla nuova legge elettorale e al ruolo che il Partito Socialista avrà nelle prossime elezioni politiche. Subito dopo, presso il chiostro di Palazzo San Francesco, ha presentato il suo libro intitolato L'imperativo assoluto. Vi proponiamo il servizio relativo all'incontro politico. Si avvicinano le elezioni e innanzitutto come si collocheranno i socialisti nella prossima tornata elettorale? Si collocheranno nella sinistra riformista che hanno creato in 120 anni di buona storia italiana. Lavoreranno per tenere assieme il Partito Democratico e Sinistra Ecologia e Libertà del Presidente della Regione Puglia e perché questi partiti, alleati con i cattolici democratici, governino e governino bene l'Italia per i prossimi 5 anni. E intanto con che legge elettorale andremo a votare? Io spero che la legge elettorale venga cambiata soprattutto per restituire il diritto di scelta ai cittadini italiani, quindi serve il voto di preferenza con il quale ogni italiana, ogni italiano quando va al seggio sceglie quella persona che vorrebbe che venisse a rappresentare quella comunità nel Parlamento italiano. La città di Ostuni è onorata di ospitare l'onorevole Riccardo Nencini, prima di tutto un intellettuale, uno storico che dà un contributo notevole alla politica italiana che ha bisogno di serietà, di professionalità e di competenze. Per quanto riguarda l'aspetto politico, io che ho fatto della coerenza la mia ragione di vita, continuo a fare questa battaglia per il socialismo, per il Partito Socialista, consapevole del fatto che oggi siamo una parte, ma che possiamo svolgere un ruolo importante e significativo all'interno di un centro-sinistra che penso abbia poco tempo per mettere a punto un'alleanza e soprattutto un programma di governo affidabile e credibile da offrire agli italiani. E quindi c'è la necessità di questo, penso che la strada migliore sia proprio quella di una alleanza con il Partito Democratico, SEL di Vendola, i socialisti, poi allargata ad un'intesa con le forze moderate e cattoliche che hanno bisogno, cioè c'è bisogno di questa grande alleanza proprio in un momento così difficile per il Paese, per governarlo e per uscire da una situazione di confusione e di incertezza. Vendola o Bersani, a chi si sente più vicino? Mi sento equidistante, è una storia così grande quella del socialismo italiano che non dico che da sola sia autosufficiente perché non lo è, però è una storia attorno alla quale forse sia Vendola sia Bersani potrebbero trovare dei punti di unità assolutamente importanti. E come dicevamo, Nencini ha presentato il suo libro L'imperfetto assoluto, anche in questo caso vi proponiamo il servizio. Dove si colloca il suo ruolo di scrittore nella sua vita? È stato primo per molti anni rispetto a quello che mi lega all'attività politica. C'è un proverbio basco molto bello che dice: per essere felici bisogna avere un figlio, piantare un albero e scrivere un libro. Io sono molto felice perché sono riuscito ad avere 3 figli. Ho piantato 2 alberi nella mia vita e posso fare ancora di meglio e ho scritto qualche libro. Scrivere significa studiare.
fare ricerca, soprattutto per chi scrive romanzi storici, e quindi liberarsi il cervello, liberarsi la testa e applicarsi a funzioni che servono a rigenerarsi. Scrivere serve soprattutto a questo, quindi è un esame di coscienza continuo, utilissimo, che ti separa dalle cose che fai frequentemente, quotidianamente. L'imperfetto assoluto è il libro che lei presenta questa sera ad Ostuni. Parliamo di questo libro, si torna indietro nel tempo, un romanzo storico. È una storia ambientata, vera innanzitutto, ambientata nella Firenze del 1300, è una storia terribile che fa riferimento a due grandi della storia, uno della storia della letteratura mondiale, perché è Dante. Dante che non è ancora poeta, non è ancora scrittore. Dante nell'imperfetto assoluto è soldato e ambasciatore. Dante noi lo conosciamo in quanto poeta, in quanto Divina Commedia, ma nei suoi primi 30 anni di vita non è poeta ma è ambasciatore e soldato, combatte per la sua città. L'altro protagonista è un banchiere italiano che diventa banchiere di Filippo il Bello e di Bonifacio VIII, è un musciatto dei francesi, ne combinerà di tutti i colori, non rivelo la fine che è vera, è un finale a sorpresa da giallo, ma è esattamente quello che è accaduto mi pare nel 1306. E partirà il prossimo 23 di agosto la 15ª edizione del Barocco Festival Leonardo Leo. Tra gli appuntamenti più attesi, la Notte Bianca in programma per domenica 26 agosto nelle piazzette più suggestive del capoluogo. Il servizio. C'è attesa fra i cultori della musica antica e non solo per la 15ª edizione del Barocco Festival Leonardo Leo, una serie di eventi progettati dal maestro Cosimo Prontera che toccheranno diversi comuni della provincia di Brindisi. 7 gli appuntamenti in programma, fra le novità di quest'anno la Notte Bianca che si terrà domenica 26 agosto a Brindisi con 4 spettacoli che si susseguiranno in diverse location, tutte suggestive. 4 concerti che non saranno contestualmente, non si proporranno contestualmente, ma si susseguiranno al fine che ognuno, se vuole, può godersi di tutti questi appuntamenti. Si comincerà alle 20:30 e si finirà intorno a mezzanotte l'una. Si partirà nella piazzetta antistante il palazzo dell'ex corte d'assise alle 20:30 con un ensemble olandese. Poi nel Castello Svevo si esibirà il miglior sopranista italiano, Paolo Lopez. Alle 22:30 nel chiostro dei Viscolopi si esibirà invece l'ensemble Flori Legium nell'ambito dello spettacolo In Vino Veritas, voluto fortemente dalla Camera di Commercio di Brindisi. L'ultimo concerto della Notte Bianca sarà quello del tenore Pino De Vittorio con le musiche del Sud Italia del Settecento. In occasione della manifestazione tutti i monumenti del capoluogo brindisino saranno fruibili sino a notte inoltrata. Il Barocco Festival avrà inizio il 23 agosto a San Vito dei Normanni, che ha dato i natali a Leonardo Leo. Non è soltanto un momento meramente ludico, ma veramente vuole essere un momento coinvolgente sotto l'aspetto culturale. Lei in abito bianco lungo con un corpetto lavorato nascosto dal velo, lui giacca color ghiaccio e pantalone scuro, emozionatissimo, così l'attore e regista 66enne Michele Placido e la compagna 29enne Federica Vincenti si sono presentati sabato sera dinanzi all'altare della chiesa matrice di San Nicola Cisternino per il loro matrimonio, una cerimonia iniziata con oltre un'ora di ritardo rispetto l'orario prefissato, le 17:30, celebratasi all'interno di una chiesa madre circondata dalla prevedibile folla di curiosi in un centro storico blindatissimo. Tra i VIP Albano Carrisi, arrivato attorno alle 19 insieme con Loredana Lecciso, chiamato dall'amico Placido a impreziosire la cerimonia nuziale con l'esecuzione dell'Ave Maria. Albano, unico VIP ad entrare dall'ingresso principale insieme al leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini, è stato accolto al suo arrivo dal sindaco di Fasano Lello Di Bari tra i 200 invitati che al termine della messa hanno raggiunto l'esclusiva masseria del Cardinale di Pozzo Faceto, Relea 5 Stelle, dove si è svolto il ricevimento di gala.
E come da copione collaudato anche quest'anno su Viale Oronzo 40 d'Ostuni è andata in scena la sagra Vecchi Tempi Animata, uno degli eventi più gettonati dell'estate ostunese. La manifestazione giunta alla sua 36ª edizione, organizzata dal gruppo Folk La Stella e dall'assessorato al turismo del comune di Ostuni, ha fatto registrare una presenza record di visitatori, come testimonia il servizio. Vediamo. Il gruppo Folk La Stella, ormai stiamo festeggiando i 40 anni, no? Siamo uno dei gruppi più longevi della nostra città, ma bensì credo anche della Puglia, 36ª edizione, e come vedete alle mie spalle c'è molta gente, l'affluenza è tantissima, e alle mie spalle state vedendo la famosa mietitura, che è già la 4ª edizione che la facciamo, è una cosa che abbiamo voluto ripetere perché è una grande attrazione per i turisti. Un'altra grande attrazione che abbiamo quest'anno sono i vecchi mestieri che sono ritornati, siamo riusciti a trovare nelle nostre campagne, perché come sapete ormai i vecchi mestieri stanno scomparendo. Allora noi con la ricerca, con tanti amici, siamo riusciti ad andare nelle campagne di Ostuni e quindi trovare tutti questi signori, che poi sono dei signori molto anziani, quindi sono delle persone che noi chiaramente li dovremmo custodire per bene. Anche quest'anno si è rivelato un successo la sagra Vecchi Tempi. Bisogna ringraziare il gruppo Folk La Stella, che ormai con costanza e con certosina capacità organizza questa grande iniziativa proprio per la riscoperta dei mestieri antichi di una volta, oltre che ovviamente alle tradizioni popolari con le nostre pizziche, le nostre tarantelle, ma sicuramente anche la gastronomia la fa da padrone. Quindi veramente grazie ai ragazzi, che danno veramente tantissimo perché questa iniziativa si tramanda anche alle giovani generazioni, perché nel percorso ci sono almeno 3 generazioni che ruotano intorno a queste iniziative, e bisogna ringraziare tante altre associazioni come l'Associazione della Cavalcata di Sant'Oronzo, che ha collaborato, ma tante altre associazioni che vengono anche da fuori, che veramente arricchiscono questa iniziativa, e la ricchezza anche viene condivisa da coloro i quali hanno scelto di passare la vacanza con noi e quindi godono di questo bellissimo spettacolo. Per i 40 anni chiaramente dovremmo organizzare una bella festa dove chiaramente inviteremo tutti i nostri soci, che sono tantissimi, tanti ragazzi che ci hanno lasciato per tanti motivi, gli studi, i lavori, e quindi noi questa sicuramente sarà un'occasione per richiamarli e condividere con loro questi famosi 40 anni. Il prossimo weekend ad Ostuni sarà caratterizzato da un appuntamento all'insegna della tradizione popolare. Si tratta della 2ª edizione dei Sapori del Folklore, un evento organizzato dal gruppo Folk Città di Ostuni con il patrocinio del comune di Ostuni e della provincia di Brindisi. Le anticipazioni dalla voce del presidente del comitato organizzatore. Dopo il consenso avuto dal pubblico dell'anno scorso, abbiamo voluto ripetere realmente la 2ª edizione con più entusiasmo e con più organizzazione, quindi ci siamo rafforzati, verranno gruppi da diverse regioni d'Italia, li posso anche citare: verrà il gruppo della Brianza, i Brianzoli, da Ponte Lambro, provincia di Como, poi verrà il gruppo etnica di Tirambo, da Torre del Greco, avremo questo bellissimo gruppo anche siciliano, vengono da Favara, provincia di Agrigento. E poi ci sono dei gruppi locali amici della nostra zona, che è San Pietro Vernodico, San Pietro con tutti i Chiai, poi il gruppo di Palagianello, città di Palagianello, e il nostro gruppo organizzatore, che è il gruppo Folk Città di Ostuni. E poi il corteo lo apre per le vie cittadine il gruppo dei sbandieratori, i Carvinati di Carovigno. Penso che dopo il consenso avuto dalla prima edizione sarà una cosa bellissima, una giornata magica in Villa Comunale, ma anche per le vie cittadine quando noi sfileremo. La cosa importante è che anche noi vogliamo dare una mano a contribuire, dopo le difficoltà economiche che stanno girando nelle famiglie ma anche nei comuni, dare una mano alle aziende, dare una mano al turismo, alla nostra cittadina. Con questi gruppi che arriveranno da altre regioni d'Italia sicuramente faremo un figurone. Vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale per tutto quello che ha fatto per noi per approvare questo progetto, ma un grazie lo voglio dire anche
a tutte quelle aziende che ci hanno dato una mano con il loro sponsor, ci hanno dato una mano per far sì che la seconda giornata diventi anche una giornata magica come la prima, dove loro ci permetteranno di poter ospitare questi gruppi anche con il pernotto. E poi un grazie lo voglio dire a Teleradio Città Bianca, che ci darà una mano, che si sta collaborando con noi, e ai ragazzi del nostro gruppo, tutti i ragazzi, tutti i collaboratori che si stanno impegnando e so quando ci tengono a fare bella figura. A Martina invece va in archivio con un bilancio certamente positivo la prima edizione della Notte Angioina, evento istituito dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Ancona per celebrare la fondazione della città avvenuta il 12 agosto del 1310. Il servizio. Un compleanno da ricordare. Va in archivio con un bilancio estremamente positivo la prima edizione di Martina Angioina, evento promosso dall'amministrazione comunale per celebrare i 702 anni dal riconoscimento istituzionale del Casale della Franca Martina, avvenuto su decreto del principe Filippo I d'Angiò il 12 agosto del 1310. Una notte trascorsa tra musica, arte, danza, letteratura ed enogastronomia, che ha riunito nella splendida cornice del centro storico cittadino martinesi, visitatori e turisti, per un grande memorabile omaggio a Martina e alla sua identità storica e culturale. Aver fissato con una delibera di giunta la festa civile di Martina Franca ogni 12 agosto, quindi aver costruito l'idea di Martina Angioina dando un'identità tra storia, letteratura, musica, arte attraverso la genialità dei martinesi e soprattutto attraverso la mobilitazione di tanti giovani che hanno assicurato l'organizzazione di questo evento culturale ci dà molta forza, perché in 40 giorni abbiamo fatto delle cose che non pensavamo di poter fare. C'è molta storia dentro, però non una storia consegnata soltanto agli storici di professione, però portata tra la gente attraverso iniziative culturali di grande qualità, soprattutto attraverso il volontariato di musicisti, di artisti di Martina, che hanno voluto così consegnare a tutta la comunità e soprattutto ai turisti, a tutti coloro che hanno visitato questa sera Martina, una splendida serata che resterà come primo segnale di una riscossa culturale e civile della nostra città. E tra i protagonisti della Notte Angioina anche la Coldiretti, che ha proposto in piazza il meglio della produzione agroalimentare del territorio. Vediamo. Più 3,1% dei consumi nel primo trimestre 2012 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, più 10% nelle esportazioni. È l'agroalimentare di qualità a guidare la mini risalita dell'economia pugliese. Un andamento certamente positivo che, nonostante la grave crisi in atto in tutti i comparti produttivi, incoraggia gli operatori del settore a puntare sempre di più sulla qualità e sul biologico. Rinsaldare il binomio tra turismo ed enogastronomia è l'obiettivo primario della nuova campagna Amica, promossa dalla sezione provinciale della Coldiretti di Taranto, che ha voluto essere protagonista della Notte Angioina, la grande festa civica di Martina Franca, andata in scena su iniziativa dell'amministrazione comunale per celebrare i 702 anni dalla fondazione della città. Gli imprenditori agricoli sono scesi in piazza per proporre in una cornice quanto mai suggestiva le principali ricchezze del territorio, cibo, paesaggio e cultura. Infatti abbiamo voluto che la Coldiretti partecipasse attivamente alla manifestazione della Notte Angioina perché venisse dato risalto alle produzioni, ma soprattutto ai produttori agricoli del nostro territorio, che sono tanti e fanno dei prodotti davvero rinomati. Adesso che il chilometro zero sta diventando una forma di vendita importante per il consumatore, l'amministrazione non poteva non tenere conto. E devo ringraziare, se mi consentite, Giuseppe Caroli dell'azienda Caroli, che è presidente giovani di Coldiretti Taranto, che ha dato un forte impulso e un forte contributo alla manifestazione. È importante che i produttori si sentano sicuramente accolti dall'amministrazione e si sentano importanti nell'ambito di un processo di coinvolgimento generale che vale dalle associazioni a tutti i produttori, perché è facendo rete e facendo solidarietà tra di loro che fanno intanto percepire la loro importanza al consumatore ma anche al territorio stesso. Quindi
l'amministrazione si è impegnata fortemente a sostegno e promozione dell'agroalimentare e lo vedremo anche nelle prossime iniziative che metteremo in campo nel periodo invernale, laddove tutti i produttori verranno nuovamente invitati ad esporre e vendere i propri prodotti. E mancano poche ore al rientro nella sua città Mesagne dell'atleta oro olimpico Carlo Molfetta e l'intera comunità è pronta ad accoglierlo per celebrare con lui la sua storica impresa sportiva. Sentiamo. C'è grande attesa a Mesagne per il ritorno in città dell'atleta oro olimpico Carlo Molfetta. Il 28enne carabiniere ha annunciato il suo rientro in città per la tarda serata di oggi. Ad accoglierlo ci saranno naturalmente mamma Maria Antonietta, papà Eugenio e sua sorella Chiara, che fremono per riabbracciarlo e coccolarlo insieme a parenti più stretti e agli amici che da sempre vivono accanto a Molfetta i suoi successi e le sue fatiche sportive. Anche l'amministrazione comunale di Mesagne sarà presente al suo arrivo presso l'aeroporto Papola di Brindisi con una delegazione capitanata dal primo cittadino Franco Scoditti e dall'assessore allo sport Maria De Guido. Tantissimi saranno lì ad attenderlo nell'area degli arrivi dell'aerostazione con striscioni e bandiere tricolori per poter scattare una foto e stringere la mano al neolaureato iridato del taekwondo olimpico. Intanto fervono i preparativi per i festeggiamenti per Carlo, prima medaglia d'oro del taekwondo italiano e forse una delle più combattute sul campo di questa ultima edizione dei giochi olimpici. Subito dopo la vittoria di Molfetta era stata annunciata una grande festa che si terrà martedì 21 agosto alle ore 21 in piazza Orsini del Balzo. Una vera e propria occasione per celebrare questo campione del tatami e della vita in cui non mancheranno tante sorprese. Una serata che il comune di Mesagne organizzerà con l'AVIS, l'Associazione Volontari Italiani del Sangue, alla cui sezione mesagnese è iscritto Carlo Molfetta e di cui è testimonial. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Siamo su internet 24 ore su 24, www.trcb.it.